90 produttori e circa 350 etichette in rappresentanza di tutte le produzioni regionali. A Città Sant'Angelo, presso la suggestiva tenuta Coppa Zuccari, si tiene il Grand Tasting d'Abruzzo 2023. 5 giorni di degustazioni alla scoperta dell'Abruzzo enologico, tra bellezze naturali, cibo e cantine. Abruzzo Wine Experience, da ormai diversi anni, è diventato l'appuntamento annuale dell'enologia regionale, che ha portato in Abruzzo più di 100 giornalisti nazionali ed internazionali. Il Grand Tasting dei vini d'Abruzzo è stata la giornata più importante, con una novantina di aziende e circa 350 etichette in rappresentanza di tutte le produzioni territoriali, dalle più conosciute a quelle meno famose ma emergenti. Per la parte food, il consorzio ha scelto per quest'anno la Brigata di Villa Maiella, stella Michelin del territorio. Un momento particolare è stato dedicato alla premiazione del concorso giornalistico internazionale Words of Wine, Parole di Vino, giunto alla 7ª edizione, e a quella di Montepulciano d'Abruzzo by the Glass 2022, con la consegna dei premi ai 2 ristoratori giapponesi che hanno ottenuto i migliori risultati di vendita del Montepulciano d'Abruzzo nel loro paese, nel corso dell'omonima iniziativa organizzata dal consorzio in Giappone nel mese di ottobre 2022. Inoltre 2 speciali masterclass guidate dal wine journalist Filippo Bartolotta, dedicate invece a Cerasuolo e Montepulciano d'Abruzzo, per scoprirne sfaccettature e potenzialità. Ed ecco noi Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, il Grand Tasting, un grande evento che coinvolge tutto il mondo della viticoltura abruzzese. Qual è l'obiettivo? Allora, il nostro primo obiettivo ovviamente è promozionare e far conoscere, laddove ancora non si conoscono, i prodotti e le eccellenze enologiche di questa regione. Quindi abbiamo sul territorio non solo stampa ma anche operatori di settore, ovviamente, perché diciamo, il fine economico è sempre fondamentale anche nell'attività consortile. E in più, ovviamente, noi questo evento lo trasliamo su 3 giorni, proprio perché oltre ai prodotti vogliamo che la gente conosca le bellezze di questa regione, che secondo me sono ancora inespresse. E quindi diciamo, in questi 3 giorni non solo fanno visite nelle cantine ma soprattutto visite a luoghi culturali, storici, paesaggistici della nostra bellissima regione. Il vino abruzzese sta vivendo un momento di straordinaria crescita del livello qualitativo. Ecco, ci fa una fotografia, a che punto ci troviamo? Allora, sicuramente il nostro Montepulciano diciamo, è un vino conosciuto, insomma, i numeri lo dicono. Sicuramente scontiamo ancora il problema di essere conosciuti come un buon vino a un buon prezzo, quando invece oggi ci sono dei vini che potrebbero prendere diciamo, dal mercato dei prezzi diciamo, molto più alti. E su questo ci stiamo lavorando. La soddisfazione maggiore è oggi una crescita più che esponenziale proprio del Cerasuolo d'Abruzzo e delle bollicine che sta nascendo, diciamo, è un progetto che alcune cantine nel nostro territorio stanno mettendo in campo da pochi anni, ma che noi pensiamo possa avere degli spunti di crescita molto grossi, tant'è che il consorzio ha messo anche in campo proprio un luogo consortile del Trabocco, proprio per focalizzare uno spumante d'Abruzzo non generico ma esclusivo di questa regione. Grand Tasting, 90 produttori e circa 350 etichette, sono numeri importanti. Sì, e diciamo che potrebbero essere ancora più grandi se proprio il 100% avesse aderito, però non è mai diciamo, possibile. Però ripeto, l'adesione delle cantine testimonia insomma, la bontà delle operazioni fatte dal consorzio, ma soprattutto testimonia appunto la voglia oggi di essere sempre più presenti sul mercato e sempre più diciamo, nelle corde proprio degli opinion leader, giornalisti e stampa accreditata, che possa parlare dei nostri prodotti, dei nostri territori e dei nostri produttori. Ecco perché noi facciamo questo incontro e lo vogliamo proprio fra i produttori presenti e la stampa presente, perché come soltanto un produttore riesce a raccontare veramente il suo vino, perché il vino non è solo una bevanda, non è solo diciamo, un momento goliardico, ma è un racconto, è una storia, è un vissuto. Se facessimo un discorso di insieme, di squadra, qual è il punto di forza e il punto debole invece della viticoltura abruzzese?
arguta. Allora, sicuramente il punto di forza è che abbiamo numeri per poter affrontare un mercato mondiale e per poterlo affrontare nel miglior modo possibile. Il punto di debolezza è che, essendo così tanti, però raccordare proprio anche una linea comune, diciamo, di uscita, parliamo anche di prezzi sul mercato, risulta un po' difficile. Per questo mi riaggancio al discorso di prima, che il Montepulciano d'Abruzzo è conosciuto come il buon vino a buon prezzo, però tutti noi sappiamo che abbiamo delle punte, diciamo, di eccellenza con prezzi anche, diciamo, di fantasia, e magari quantità di altre, diciamo, cantine o aziende con prezzi decisamente molto più bassi. Questo anche disorienta un po' il consumatore. Quindi, ripeto, la nostra forza e la nostra grandezza risiede sempre nel fatto che siamo un gruppo molto nutrito e molto corposo. Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo, Grand Tasting d'Abruzzo, un'occasione importantissima per far conoscere tutto il potenziale dell'enologia abruzzese. Beh, una tre giorni importante, cresce sempre di più, e l'edizione di quest'anno lo dimostra con le tantissime presenze della stampa internazionale, possibilità di fargli conoscere ovviamente i nostri vini, ma anche e soprattutto il nostro territorio, i giri che faranno anche domani in cantina, le esperienze che stanno facendo emozionali in questo momento, accompagnate da quella che è la grande qualità che il nostro vino ha e che cresce ogni volta di più, ogni edizione, ogni manifestazione. Riusciamo ad avere apprezzamenti che vanno ben oltre. Si è cresciuti tanto soprattutto in questi ultimi anni, grazie al lavoro fatto dalle nostre cantine, dai nostri vignaioli, da tutto il settore, spinti con un entusiasmo con il consorzio di tutela, da parte della Regione Abruzzo che finalmente c'è al loro fianco, anche in questi eventi promozionali, con una rete, e andiamo raccontando tutti insieme che cosa il modello Abruzzo, che è un modello a 360 gradi. Nello specifico, il nuovo modello Abruzzo è un nuovo modello organizzativo di quelle che sono le, diciamo così, le denominazioni dell'Abruzzo, ma è anche una capacità di promozione e comunicazione che coinvolge tutti quanti gli attori, e non si va più in maniera disomogenea, oppure si va a rappresentare soltanto un territorio. Dentro l'Abruzzo ci siamo tutti, e tutti spingiamo per far conoscere la qualità partendo dai nostri vini, ma che poi è l'occasione vera per far conoscere perché abbiamo tanta qualità e l'eccezionalità della nostra terra, che ha luoghi a livello ambientale incantevoli, a tre parchi nazionali, un parco regionale, un'area marina protetta, mare e montagna in meno di 50 minuti, e delle tipicità che sono tutte le nostre. Quindi una regione esclusiva con dei prodotti di altissimo livello, e questo evento, che è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni, oggi ne è la dimostrazione di un apprezzamento internazionale veramente veramente importante. E siamo in compagnia del famosissimo wine journalist Filippo Bartolotta, che ha tenuto due masterclass veramente molto interessanti dedicate al Montepulciano d'Abruzzo e al Cerasuolo, per scoprirne le potenzialità, le sfaccettature. Ne sono veramente tante. Sono tantissime, sono ancora tanto da scoprire, soprattutto un'idea di Montepulciano e di un Abruzzo che possa parlare più della sua montagna, di un Abruzzo più reattivo, più vibrante, più leggero, perché non è scritto da nessuna parte che si debba fare solo il grande Montepulciano. E quindi abbiamo fatto una masterclass sui Cerasuolo d'Abruzzo straordinari, con il loro colore a volte rubino intenso, no? Che il mercato cerca sempre la Provenza, ma qui c'è un carattere che, devo dire, la Provenza se la sogna. E poi una degustazione invece su la parte leggera del Montepulciano. Non che i grossi Montepulciano non debbano esistere, ma cominciamo a pensare che il Montepulciano d'Abruzzo può essere anche un vino più da brivio, più fresco e più vibrante. C'è stata veramente una grandissima partecipazione e tanto tanto interesse da parte del pubblico. Beh, sì, devo dire, incredibile, era tutta la sala piena, hanno dovuto mettere altre sedie, non ci fa che piacere. Io ho selezionato dei vini in cui credo, perché secondo me è importante, quando facciamo sta roba, di parlare di tutto il territorio. Avevo 7 vini, ma non è tanto la pubblicità dei 7, perché i 7 sono i campioni che raccontano tutto il resto. Ed erano vini dal Tronto al Trigno, quindi mi sono portato tutto l'Abruzzo con me, dal mare alla montagna. Credo che quando si senta la partecipazione di chi li racconta, il pubblico sente che non stai facendo solo un racconto, ma che c'è forza e verità in quello che dici.
su una scala da 1 a 10 qual è il potenziale del vino abruzzese? Beh, così tu da abruzzese me lo dai davanti alla televisione che te devo dire uno, però no, non dico 10 perché forse è troppo, no? Ma sicuramente l'Abruzzo, soprattutto il Cerasuolo, è a 9, perché non lo conosce nessuno, il 70% del Cerasuolo è venduto qua, qui dico in Abruzzo. Un altro poi è venduto forse a Roma, un po' al resto d'Italia, e probabilmente il 5% è fuori, quindi il potenziale è il 95%, c'è da fare tantissimo. Montepulciano è un po' più distribuito, sul Montepulciano c'è da lavorare, su pensare anche a degli stilemi produttivi un po' più leggiadri, un po' meno da bodybuilder. Un brindisi per l'Abruzzo, lo facciamo? Ovviamente, salute! Davide Acerra, responsabile della comunicazione per il Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo. Abruzzo Wine Experience si conferma sempre di più un modello vincente, un punto di riferimento per l'enologia regionale. Lo speriamo, anche perché è il momento su cui vogliamo concentrare l'attenzione del pubblico e della stampa internazionale su questa regione, sui nostri vini. È diventato ormai un appuntamento annuale, questa è la terza edizione. E abbiamo invitato quest'anno oltre 100 giornalisti un po' da tutti i paesi target su cui lavoriamo, quindi a partire dal Nord America, Europa ovviamente, Giappone, l'Asia in generale, che per 5 giorni sono in Abruzzo, visitano le cantine, il territorio, conoscono da vicino questo mondo, i nostri produttori, e quindi è un'occasione unica per scoprire da vicino cosa l'Abruzzo è in grado di offrire. Esatto, un momento veramente importante per far emergere tutto il potenziale del mondo enologico abruzzese al di fuori dei confini regionali, e oggi Grand Tasting, un momento invece per degustare. Assolutamente sì, è chiaro che l'esperienza diretta assume tutto un altro significato. Noi organizziamo durante tutto l'anno attività in giro per il mondo, però vedere da vicino e vivere questa regione assume un'altra connotazione. Oggi è il momento clou, abbiamo un banco d'assaggio, un grand tasting con circa 90 produttori, masterclass sul Montepulciano, sia declinato in rosa che in rosso, e la premiazione di Warsaw Wine, è ormai giunta la 7ª edizione, che è il nostro premio giornalistico che premia ogni anno chi si è distinto nel raccontare questa regione e i suoi vini, e quindi insomma speriamo che anche quest'anno si confermi un appuntamento importante per tutti.